L'amico Manocchi di Imola oggi mi ha interpellato un po' stupito su questa sorprendente apertura di credito di Salvini ad una possibile presidenza dell'Italia a Draghi. Non credo che sia una semplice concessione al realismo alla Giorgetti. Devo ricordare che nei protocolli segreti di Cassibile, me ne parlò Francesco Cossiga tanti anni fa, esiste un'esplicita citazione che affida alla custodia delle potenze vincitrici la sovranità sostanziale dello Stato italiano. Quando si perde una guerra non la si recupera la sovranità soltanto con il voto, ma ahimè ci vorrebbe un'altra guerra, cosa che probabilmente nessuno auspica. Comunque, questa potenza vincitrice è, oltre agli Stati Uniti, anche la corona inglese, e questa apertura alla possibilità di avere un Presidente della Repubblica, un Presidente del Consiglio di una forza politica, avvenne persino per i 5 Stelle sul panfilo Britannia. I protocolli di Cassibile e la sconfitta dell'Italia hanno reso la nostra sovranità nazionale limitata. Io credo che Salvini lo sappia, che qualcuno gliel'abbia spiegato, e questa apertura di credito sia quindi una strada necessaria ed indispensabile per correggere il tiro di un paese altrimenti destinato al disfacimento. Quindi forse Draghi, Presidente della Repubblica, è il male minore perché ci sia un governo Meloni, Salvini, Salvini Meloni che restituisca all'Italia almeno quel tanto di sovranità che gli equilibri internazionali che risalgono 70 anni fa ancora purtroppo rimangono e ci lasciano in questa situazione e che credo ne potremmo recuperare realisticamente soltanto un passo alla volta. Quindi Draghi non è una follia di Salvini, non è un cedimento, ma è pura realpolitik, io credo molto sensato. Viva l'Italia!